Mamma mia, ragazzi. Cosa? No, sto pensando a ieri, eh. Agli ermafroditi, no? Agli ermafroditi di ieri. Già, incredibile. Come se ne è incazzato quello lì? Ma il fatto è che poche persone conoscevano la parola, anzi nessuno, la parola ermafrodita. Mamma mia, ragazzi, eh? Già. Ma inventiamoci un'altra parola, dai, un'altra parola che le persone non possano capire. Vediamo, allora, inventiamo delle strane malattie, no, malattie, più che malattie, sindromi, più che non lo so, vabbè, insomma, adesso vediamo. Cioè, io voglio trovare alla gente, come adesso che faccio sempre tutti i giorni, e proporre qualcosa di molto, cioè, molto semplice, ma in realtà... è facile, ma magari non lo sanno, capito? Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, c'è il signor Eros? È giù. È giù? Lei la moglie? No, sì. Ma sì o no? Sì, sì. Ah, ecco, sì. Posso parlare con lei un attimo? Sono il dottor Citrulli. Volevo dire appunto che il signor Eros, da una visita sommaria, è risultato affetto da ipotenusa. Ha un'ipotenusa suo marito. Allora guardi, chiamo lui perché è una Perché è una cosa, insomma, purtroppo ha questa ipotenusa, ma si può curare, sa? Ma guardi, io penso che abbia sbagliato No, perché lui era venuto nel nostro ambulatorio un giorno, no, per una visita, dice ma mi sento una cosa qui, e allora vabbè, abbiamo fatto delle analisi, è venuto fuori che lui avrebbe un'ipotenusa non molto forte, comunque, guardi, diciamo siamo marito, all'inizio, eh? Ecco, un vabbè attimo. sì vabbè. Ma che è un triangolo, il signore Eros? Vabbè, ora il triangolo, no? Lo vedi? Non sa nemmeno cos'è l'ipotenusa. No, voglio dire, passi per l'ermafrodita. Dice, ma l'ermafrodita è una parola sicuramente più difficile. Ma ipotenusa, ragazzi. Vabbè, ora... è affetto da ipotenusa, non ci posso fare niente. Sono quelle cose che... lei ha detto bisogna chiamare lui, è una cosa un po' personale, insomma. Oh mio Dio, l'ipotenusa. No, mi è venuta in mente così, una parola qualsiasi. La prima che mi è venuta è l'ipotenusa. Sì, tanto così. Sentiamo. Ora arriva, era giù. Speriamo che salire su non gli abbia fatto male all'ipotenusa. Sai, mi si stanca un po' a fare le scale. Pronto, signor Eros? Sì? Buongiorno. Buongiorno, sono il dottor Citrulli, volevo appunto informarla che insomma non è grave, però lei ha una forma di ipotenusa. Ma mi sa che lei ha sbagliato, eh? No, l'ho detto anche a sua moglie, e sua moglie mi ha detto bisogna chiamare mio marito, perché certamente, no, da una sommaria visita, diciamo, fatta psicosomaticamente. Quando? Noi facciamo queste cose anche a distanza, naturalmente, a tutti i cittadini, perché stiamo facendo questa campagna per ravvisare questa piccola insorgenza, cioè una piccola epidemia di ipotenusa. Quindi lei sarebbe risultato affetto da ipotenusa. Non è grave, però sa, bisogna prenderla in tempo. Non so, perché io sono stato operato al cuore, sto sotto cura e tutto. Continuatamente, però voglio dire, lei ha fatto le scale adesso? È salito, sì. Non la sento nemmeno affannata, per fortuna, no? Sì. Quindi non è nemmeno così, però appunto questa forma di ipotenusa va leggermente, insomma, presa in tempo. Non è grave, ma sa, può dare dei fastidi, lei mi capisce? Ho capito. Sa, l'ipotenusa può essere di vari tipi. Il suo è un tipo benigno, diciamo, se si può usare questo termine, diciamo curabile in 3-4 settimane se ne va. Ma è meglio, perché magari lei può attaccare l'ipotenusa a qualcuno in casa, perché è trasmissibile
Mi capisce? Sì, sì, capisco. Ecco, tanto lei sa sicuramente di che cosa si tratta, ne ha sentito parlare, no? Beh, no. Non ha mai sentito parlare dell'ipotenusa? Sì. Sì, non ne ha mai sentito parlare? No. Cioè, ho capito. Beh, l'ipotenusa comunque è una malattia fatta un po', come dire, si appoggia sui cateti. Cioè, lei praticamente appoggiandosi sui cateti sente l'ipotenusa che un po' si allarga, diciamo così, no? Ecco, in quel caso lì può essere, insomma, può essere anche pericolosa se trascurata, capisce? Ho capito perfettamente, sì. Siccome sono sbalordito perché per me è una cosa nuova, capito? Perché faccio analisi continuatamente, sono sotto cura dal dottor Guirino per il tempo di prontomedicina. Ah, Guirino, lo conosco bene, bravissimo. No, ma questa è un'altra cosa, Non c'entra niente, è una cosa che è insorta da pochi giorni, stiamo cercando di monitorare la situazione anche a distanza, ma guardi, non è grave. Lei vada pure dal suo medico, lo stesso Guidino, ecco, gli dica pure che appunto c'è questa forma di ipotenusa, magari di telefoni, ci pensa lui, insomma, guardi, con delle pasticchine così, insomma, non c'è problema. Sì, perché appunto io ho Guidino che sotto cura lì, vado, c'ho il dottor Cavalcanti che è il medico di famiglia. Anche Cavalcanti, anche a lui, lo dico anche a lui. Cavalcanti è bravo. Non Cavalcanti. Aspetta, perché prima c'era Cavalcanti, adesso c'ho Pifferi. Pifferi? Sì. Ecco, ma io preferivo Cavalcanti, per la verità, non so se lei, ma comunque vabbè, anche Pifferi può andare bene. Senta, glielo dica, subito lei gli telefona, cioè, mi ha trovato un medico che insomma si occupa di ipotenusa, sono il dottor Citrulli. Mi dai la penna per piacere. Ecco, sì. Un attimo che lei scriva tutto, sì. Ma comunque non si preoccupi, Niente di grave, anzi, no. Ringrazio veramente, mi ringrazio. Siccome che io, ripeto, no, lì, da Quirino ogni 15-20 giorni faccio le analisi per il tempo di protombina. Sì, fa benissimo. E quello, poi vado a Roma che faccio i controlli. La trombina, l'ha fatta la trombina? Sì. Sì, ecco, è importante la trombina. Senta, allora, può scrivere adesso? Sì. Ecco, allora dottor Citrulli. Dottor Citrulli. Citrulli. Ecco, non scrive lei, fa scrivere. Sì, sta scrivendo mia figlia. E poi scriva ipotenusa. Ipotenusa. No, con la I come la Italia. Ipotenusa. Ipotenusa, ecco. Sì. Sua figlia sta scrivendo, eh? Sì. Ecco. Ipotenusa. Ecco, cosa si può fare? Una lieve forma di ipotenusa. Lieve forma di ipotenusa. Sì, una lieve forma. Di ipotenusa. Sì. Ecco, benissimo. Sua figlia ha scritto? Sì, ha scritto, dottore. Non ha detto niente? Sta qui, sbalordita. È sbalordita. Comunque, sia tranquillo, niente di grave, Ho capito. Telefoni subito a Pifferi, va bene? Va bene. Grazie, buongiorno. Prego, buongiorno. Mi è scappata l'idea che un Pifferi a me, scusa. A Pifferi, la figlia, io pensavo che la figlia magari che va a scuola, è stata a scuola di recente, in qualche modo l'ipotenusa era sbalordita. E ci credo, va bene, sì, perché poggiando sui cateti, capito? mamma mia. Come si chiama questo? Armindo, andiamo da Armindo. Ora, la forma di ipotenusa, ragazzi, mi scappava molto da ridere, perché c'è Cavalcanti, poi Pifferi, ma io ho fatto un numero, aspetta, devo aver fatto una cifra in meno, ultimamente mi capita, cerco di risparmiare forse, ecco, erano due quelle, ecco, ok, ora ho capito. Va bene. Ok, andiamo da Armindo. Ma Armindo non c'ha più bisogno del dottore. Pronto? Sì. Sì, buongiorno. Sono Armindo. Chi lo vuole? Sono il dottor Citrulli. Adesso lo chiamo, eh. Sì, grazie. Armindo? E pensa te che Armindo. Pensa. Buongiorno, chi è?
Buongiorno, sono il dottore sono il dottor Citrulli, buongiorno. Sì, buongiorno. Sono Armindo, vero? Dunque, allora noi, ora le spiego, non si allarmi, non c'è. No, sta tranquillo che io sono sereno e tranquillo. Ma ecco appunto, questo perché quando telefono un dottore magari. Ecco, no, si tratta no, di. No, lei mi deve dire. Sì, appunto. Che passa? Che passa? Le dico subito, si tratta di questo. C'è una piccola epidemia in corso di ipotenusa. Che è una sindrome che prende ultimamente alcune persone specialmente di sesso maschile. Facendo una certa un certo tipo di analisi a distanza psicosomatica che è stata fatta su di lei, cioè praticamente lei risulterebbe affetto da un'insorgenza di ipotenusa. Non è una visita, è una visita psicosomatica. E come la fa così? A distanza. Ecco, comunque non si preoccupi, non è grave. Lei ha questo inizio, lei non sente sintomi, però ha un inizio di ipotenusa. Mi sia sentito perché io sono sbrigativo. Sì, ma bravo. Lei ce l'ha autorizzato di fare questa cosa su di me? Naturalmente lo Stato, chiaramente abbiamo l'autorizzazione del Ministero e ci salute. Io comunque questa autorizzazione non l'accetto. Perché? Non l'accetto. Cosa non accetto? Non lo voglio fare. Vabbè, ma io ho detto mica di fare qualcosa, l'ho solamente avvertita che lei può chiamare il suo medico di fiducia e dire, guarda, io ho una... Io ce l'ho forma... stasera dal dottore Fiducia, che c'è devo dire? Ecco, ho una lieve forma di ipotenusa, lui saprà come fare. Va bene? Sì. Me lo può ripetere per favore perché non vorrei che se lo dimenticasse? Ho una forma di... Ho capito. Ipotenusa. Ho memorizzato già. Eh? Ho già memorizzato. Sì, ma me lo dica per favore. Non ce lo voglio dire. Ma sì che me lo deve dire. Non la sa pronunciare. Cioè, lei non la sa pronunciare? No. Senta, lei quando si appoggia sui cateti, no? Non sente l'ipotenusa che si allarga un po'? No. Che va da un cateto all'altro? No. Non mi avverte niente. Non sente niente? No. Ma senta, ma Citrullo. No, perché la somma dei quadrati costruiti sui cateti è pari al aspetta un po', perché io questa cosa che lei mi cita non riesco a pronunciarla. Mo ci passo la mia voce. Bravo, grazie. Che cos'è? Buongiorno. Forse lui è un po' sbrigativo, come ha detto, no? Sì. Vabbè, no, io sono il dottor Citrulli, stavo parlando con il signor Armindo, appunto. Sì. Lei è la moglie? Sì. Ah, ho capito. Senta, si tratta di questo. Lui sarebbe affetto da una forma piuttosto lieve, di ipotenusa. E che cos'è? È una cosa che sta prendendo un po' diverse persone, per cui noi facciamo delle visite a distanza psicosomatiche per capire chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Colpisce soprattutto le persone di sesso maschile. Sì. Non è grave, però se trascurata scusi, posso sapere di che cosa si tratta? Ipotenusa. Ipotenusa va bene, però che malattia è? È una malattia, è una cosa che succede quando appoggiandosi sui cateti, no? Sì. Ecco, quando lui si appoggia sui cateti si allarga questa ipotenusa e va da un cateto all'altro. Ecco, attenzione, non ho detto catetere, ho detto catetere. Sì, sì. Lei sa cosa sono i cateti, no? Sì. Lo sa, vero? Sì. E l'ipotenusa, appunto, è quella cosa che va da un cateto all'altro. Sì. Ora, là nel triangolo, praticamente, sì, rettangolo, sì. C'è questo problema che è appunto la somma dei quadrati costruiti sui cateti, sì. Insomma, è pari a quella costruita, a quello costruito sull'ipotenusa, no? Cioè, quindi, a questo punto bisogna che lui avverta il suo medico curante, mi ha detto che ci va oggi, ci va stasera. Sì, va al pomeriggio. Ha detto che sta benissimo, però forte. Però a quanto pare va dal medico, quindi ne ha bisogno. Insomma, che lui gli dica, siccome lui dice che non sa pronunciare questa parola ipotenusa, che glielo dica, che ha telefonato il medico di Stato, che dice appunto che c'ha questa piccola forma di ipotenusa. Il suo medico curante saprà benissimo, con qualche pasticchina gliela manda via, con qualche pasticchina. Me lo può ripetere lei per capire? Ipotenusa. Ecco, sì. lei non ha mai sentito nominare. No, forse perché Forse perché?
Non lo so, forse per la televisione l'avrò anche sentita, però in televisione, non si fa, sì, uno sì. Non fa caso a tante. Sì, sì, comunque vede, il discorso è una cosa triangolare, capisci? Ipotenusa. Ipotenusa, sì, 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 sì. Ecco. Va bene. Senta, mi saluti Pitagora. No, lo saluto io. Arrivederci. 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 Ma mio Dio, ma ci può essere qualcuno che sa cos'è l'ipotenusa? Ma secondo voi, Ma io ci proverei ancora una volta. Provaci ancora Sam, Sì, io spero che il terzo almeno me lo dica. Ma cosa mi dice mai l'ipotenusa? Sì. Vabbè. Sì. Niente. Questa era un'ipotenusa viaggiante. Va bene, andiamo da questo qui. Io spero proprio che uno mi dica, ma l'ipotenusa è cos'è l'ipotenusa? Ma gliel'ho detto io. Fa da un cateto all'altro, no? Più o meno, io non sono molto bravo in aritmetica, geometria, così, ma insomma. Questa la sanno tutti, noi invece no, ma sa quasi nessuno. Oh mamma mia, oh mio Dio, eh? Guarda, questi telefonano al medico. Il dottor Citrulli, anzi il dottore dei Citrulli, evidentemente. Andiamo. Pronto? Ah sì, pronto, buongiorno, sono Giuseppe? No, sono il figlio. Ah, il figlio, c'è il signor Giuseppe? No, non c'è. Senta, io sono il dottor Citrulli, dovevo parlare un attimo con suo padre, posso lasciar detto a lei? Sì, sì. Ecco, siccome lui è venuto appunto a farsi una visita presso di noi, abbiamo fatto degli esami ed è risultato affetto da ipotenusa. Ovvero? È una cosa leggera, eh. Se presa in tempo non è un problema. Io volevo solamente avvertirlo che lui appunto si rivolga al suo medico curante. Ma sì. È un medico di famiglia. Ma lei così. È dottor Citrulli. No, vabbè, adesso comunque io lo dico. Ecco, si ricordi di dirgli che lui dica, scusi, al suo medico curante che ha una lieve forma di ipotenusa, un principio di ipotenusa. Va bene. Lei l'avrà sentita nominare questa cosa? No. Mai? Ho capito. Ma lei è maggiorenne, sì? Sì. Ah, ecco, ho capito. Senta, no, è una cosa che appoggiando sui cateti succede che l'ipotenusa un po' si allarga e fa un quadrato simile ai due dei cateti. Insomma, una cosa, ora, tecnicamente forse è inutile che glielo dica. Ecco, se, magari se lo può segnare, perché è importante, non vorrei se lo dimenticasse. Mi dica? Ecco. Pronto? Sì. Ecco, allora, il signor Giuseppe è affetto da una lieve forma di ipotenusa. Ipotenusa, questo è importante ricordarlo. Mm-hmm. È tutto in codice poi, cioè, sarebbe tutto metaforica la cosa. Come metaforica? Cioè, l'ipotenusa, nel senso, vabbè. Nel senso? Che l'ipotenusa, vabbè. Vabbè cosa? È una cosa geometrica. La cosa geometrica, sì, infatti è una cosa geometrica. E infatti anche i cateti, no? Sì. Ma forse lei non sa che i cateti sono anche una parte del corpo umano come l'ipotenusa. E qua nello sterno ci sono due cateti con un'ipotenusa, proprio perché è una forma triangolare, no? Ha presente? Sì. No, cioè voglio dire, spero che non sia una cosa così. Una cosa così come? Che non mi stia prendendo in giro. Ma perché lei pensa che io il dottor Citrulli, sa? Va bene, io sono una persona molto, molto seria, sono considerato dottor Citrulli. Ok, io segno. Glielo dica a suo padre, va bene? Mi raccomando, va bene. Arrivederci. Arrivederci. Ha avuto un barlume, ma il dubbio comunque se l'è segnato, una cosa geometrica. Nello sterno, un triangolo. Ma che mi invento? Non lo so, che ne so, nelle palle sarebbe stato peggio, no? Yeah!
care ipotenuse, mamma mia. Beh, ora basta con la geometria, vero? Ci siamo dilettati abbastanza, io, il dottor Citrulli e il nostro amico Pitagora. E allora andiamo tranquillamente a masturbare. Come a masturbare? Sì, parliamo di masturbazione. Ma sì, nella seconda parte siamo a ruota libera, accademici del G. E possiamo. Ah sì, una masturbatina batalì. Si può? Si può? Si fa lo stesso, naturalmente, anzi, meglio ancora. Pronto? Pronto. Buongiorno signora, masturbo? Chi è? Sto masturbando forse? Ma era a letto. Com'è? Ero già a letto. Era già a letto? Mi scusi, allora non volevo masturbare signora. Non fa niente. Vabbè, allora guardi, torni pure a letto, non volevo farle. La chiamo un altro momento, buongiorno. Va bene. Non la volevo masturbare affatto, cioè, non ci ho mai pensato minimamente. Come ero già a letto? Ero già a letto, sono le 13:08 primi. Vabbè, povera donna, meglio rimandare a letto, per carità di Dio, non voglio masturbare nessuno. Ma non ha battuto ciglio, vabbè. Telecomitato. Zitta lei, proiona. Ecco, lei non la masturberò, nemmeno a morì. Oh, ecco. Oh. Telecomitato. Ah! 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 Vabbè. Andiamo a un'altra. Va bene, d'accordo. Sì, masturbare è un verbo che si può utilizzare, si può dire, sai. Sì, si dice anche a livello, anche il prete lo dice. Ti sei mai masturbato, figliolo? Sì, padre, sì. Padre. Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Scusi se la masturbo, ma volevo dire, lei è la signora Rita, vero? Sì. Ah, benissimo. Senta, dovrei passare per quella masturbazione. Quando posso passare? Quando vuole lei. Anche oggi pomeriggio? Sì. Va bene, d'accordo. Aspetta mio marito, però. No, non importa suo marito. No, e le aspetto lui, venga subito. Può venire anche subito, perché mio marito è a casa. Cioè, devo masturbare anche lui? No, venga, che mio marito le fa un bel servizio. Che cosa mi fa? Sai che è molto bravo. È molto bravo a masturbare. Ma va a mo cacchi da mort. A chi da mort? Ai. Ma vabbè, d'accordo, andiamo. No, forse c'è, ha detto che c'era il marito in casa. Bisogna richiamarlo. Selezionare 5. No, ma io sono 5, ha staccato la signora, ha staccato, peccato. però hai visto? Ha afferrato subito al volo. Ah, la mocca che ti è morta. Bellissimo, che ti è morta. Che ti è morta. Andiamo avanti, via. Andiamo avanti, su. Yes, sir, that's my baby, no, sir. Don't need maybe. Yes, sir, that's my baby, no. Charleston. No, qui non ci sta nessuno. Ah, non ci sta. No, non ci sta. Va bene, ho capito. Andiamo a masturbar più in là. Che si fa? Ecco qua. Già. Vedi, esatto, proprio così. Come? Pronto? Pronto, buongiorno signora. Buongiorno, chi è? Senta, sono il masturbatore. Dovrei venire, sono il masturbatore, signora. Di che cosa? Di che cosa? Persone, posso venire adesso oppure se ne fa comodo più tardi? Signora? Ma io non ho chiamato nessuno. No, è suo marito che mi ha chiamato. Mio marito? Sì. Viene qua, chi hai chiamato tu? Il masturbatore, signora. Pronto? Pronto, buongiorno. Chi è che parla? Sono il masturbatore. Chi? Il masturbatore. Che sono il masturbatore? Che significa? Significa che io lo faccio di lavoro. Eh? Io masturbo di lavoro, cioè. Si disturbo di lavorare? No, non disturbo, ho detto masturbo. Hai capito? Sono il masturbatore, siccome devo venire a fare una masturbata lì da voi. A che cosa? A voi. Sì, ma che cos'è?
E cos'è? Vi devo masturbare, no? Ma che significa masturbare? Che io non capisco. E non capisce? No. Vabbè, ma quando vengo io lo capirà, anzi. No, io che... voglio sapere che cos'è prima. È una cosa molto piacevole, sa? Non lo so, se perché è una cosa piacevole o no. Sì, sì, è una cosa buona, no? Non si può. Che è da mangiare per caso? Ma no, 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 con la bocca niente, con, le, con le mani. Con le mani, allora facciamo legnate. Eh? Allora facciamo legnate. Ma che legnate? Preparo male con le piccole. Perché ce l'ha duro come il legno, eh? Scusa, lei dice così. No, 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 tanto io due mani, posso masturbarvi anche contemporaneamente, lei e sua moglie, da una parte lei, dall'altra parte sua moglie. Vedete che... Ma ci rimette, Ci rimette? No, no, non ci rimetto. Ma perché poi... io sono pugile? Sì, si tira i cazzotti sugli occhi, voglio dire, un pugile sonato naturalmente, no, lei è un pugile sonato. E da quanto tempo non fa più il pugile? Da tre giorni. Da tre giorni? Ha avuto un incontro? Ha vinto? Ah sì? A voglia. Per KO? No, KO. Al primo colpo. Alla prima ripresa? Ma chi è Tyson? Ma sono fratello. Ma sì, ma che pesi... Medio massimi. Medio massimi. Però. Sì, allora la masturba... sono 110 kg di peso io, perciò. Quanto? 110? Ah, e i massimi quanto... Non lo so, arrivano a 120 forse. A 120 forse? Ma lei è grasso più che grosso. Sì, grasso, sì. Sì, insomma. Appunto. Sì, ma è anche agile, Anche agile? Certo. Se il gioco di gambe lo fa? Ah, sì. Sotto, sopra. Anche, no, colpi sotto la cintura, niente, No, no, proibiti quelli. Proibite quelli, certo. Sì, ma qual è il suo colpo preferito? Non posso mica spiegarcelo adesso, ma poi me lo scopre. Ma il destro o il sinistro? Non lo so, quando lei verrà lo saprà. Un montante, un uppercut. No, questo sono segreti professionali. Un gancio, dai. Sì, dai, tu. Ma guarda, anch'io faccio... Allora quando ci vediamo? No, io faccio il masturbatore. Quando facciamo? Oggi pomeriggio. A che ora? Alle 3:30. Forse che non ci sono a casa, che c'è un appuntamento. Allora masturberò solo sua moglie. No, mia moglie non la so mai sola io. No? No. Allora dove sei? La devo difendere. Ah sì? Eh? Ah, quindi quando lei esce porta sua moglie? Certo. Anche quando le fa le corna porta sempre sua moglie? Ah sì? Sempre. E la lascia lì ad assistere alle corna? 70 anni che ce l'ho. Quanto? 70 anni? Che ce l'ho. Sì, che ce l'ho. E che cosa c'ha? Povero uomo. Ci vediamo. Lei mi fa un po' pena. Ciao. Lei mi fa pena. Addio. Mamma mia, ragazzi. Il pugile sonato. Però, insomma, boh, andiamo avanti. Già. Cioè, poi non sanno nemmeno cosa significhi. Come al solito ci scontriamo con l'ignoranza. L'ignoranza non ha confini, non ha limiti. Ah, indubbiamente. Ora però mi è presa questa faccia di masturbatore e guardo un pochino, invece di fare la ruota libera faccio un altro tema. È un altro tema che... Pronto, buongiorno signora. Buongiorno. Sono il masturbatore. Chi è? Il masturbatore. Sturbate bene, dimmi. Chi sei? Il masturbatore. Che ne so chi è? Appunto, siccome devo venire a masturbarla, signora, voglio sapere a che ora posso venire. Ma masturbare la puttana di tua moglie! E sturbela per bene che ha più voglia di me! Ma secondo voi che lingua parlava questa? quasi spagnolo, è una cosa... Mi piacerebbe sentire ancora questa signora e questo suo modo di parlare piuttosto interessante, no? Interessante, l'ho richiamata, no? Oddio. Pronto? Pronto, signora? Tro. Niente, la mogliere. Vabbè, la mogliere. Va bene. E vai, andiamo da qualcun altro. Il masturbatore. Ma si incazzicchiano, adesso si incazzicchiano. Buongiorno, parrucchiere Luca. Parrucchiere? Sì. Oh, senti, devo venire a masturbarti. Quando posso venire, Luca? Sì, verso le 5, alle 6. Verso le 5 alle 6. No, dalle 5, facciamo dalle 5 alle 6, un'ora intera. Dalle 5 alle 6, no, facciamo dalle 6 alle 7. Dalle 6 alle 7? Sì. Ti va meglio? Sì, molto meglio. Posso masturbarti personalmente o c'è anche qualcun altro? Perché io sono il masturbatore. Sì. E devi dire quando l'abbiamo detto, ma quanti massimo, siete? Massima. Eh?
sei Massimo o Massima? Vabbè, io al massimo sono Massimo, ma Massima non sono mai stato, eh. Ecco, ma ti volevo dire che io avendo due mani, più di due per volta non le posso fare. I piedi? Contemporaneamente, perché io la bocca non la uso, mi dispiace. La bocca, no, ma le mani sì. Cosa ridi? Come stai? Non c'è male tu? Bene, bene, vecchio frocione, si fa per dire, fa per dire, e invece no, eh. Senti, il lavoro? Lavoro bene, tranquillo. Tranquillo? Sì, sì. Tutto a posto? Sì. C'è la voce un po' roca o sbaglio? Sì, anche perché io non sono Massimo. Ah. Senti, pensi che io sia Massimo? Di la verità. Sì. Anche se ti ho detto che non sono, tu ci credi, perché la gente ha bisogno di credere in qualcosa. Sì. Se io ti dico io non esisto, tu pensi che io esista? Non sono Massimo, no, io sono Massimo. Dio non c'è, no, Dio c'è, perché io ci credo, io voglio crederci. È bello avere fede in qualcosa, no? Sì, però non riesco a dire chi sei. Io vorrei che tu mi facessi una bella permanente ai peli del pube. Sì. Magari anche il colore, sai? Ti è mai capitato? Mazza, che carica che c'hai, ragazzi. C'è una carica, guarda, una carica che tu non ti immagini nemmeno. Sai, io sono toscano, allora. Massimo non è toscano. No. Vedi, io sono toscano. E tu hai creduto che io sia toscano? Che io fossi toscano? Beh, certamente. O hai fumato o hai pippato? No, guarda, non ne ho bisogno. Non bevo, non fumo, non prendo caffè. Ah, io trombo e basta. È buono. Tu non so se trombi. Sì, no, vabbè. Io molto poco, non ho molto tempo a disposizione. Beh, tu lavori e poi guadagni molti soldi, no? Sì, tanti, guarda. Ma ti capita di... Con il direttore della banca. Sì, sì. meglio che non ci parli. meglio girare a largo. Volevo dire, ma ti capita qualche cliente di fartela? No, assolutamente. Mai? No. È proprio professionale al massimo. Sempre. Anche perché, insomma, ti piacciono le donne o no? No, le donne mi piacciono. Ah, perché molti parrucchieri, sai, sono un po' gay. No, oppure a volte lo fanno finta per vezzo, no? Sì, ma non lo so, forse sì, ci sto pensando. Sai, pensa, guarda che un parrucchiere, se è gay, ha una più clientela. Le donne provato, si confidano di più. Però ci penso sempre, eh. Sì? Sì, sì. A cosa? A diventarlo, però è un passo un po' difficile. Ma tu ce l'hai una ragazza? Una ragazza? Una fidanzata. Ma chi è il telefono? Ce l'hai o non ce l'hai? Questo è un punto debole, eh? Questo è un punto debole, eh? Ma chi sei il telefono? Chi sei? Io sono una persona che sa molto di te, ma non ti dice niente di sé. No, ma a questo punto viene da pensare che magari sei il marito di qualche cliente. magari cerchi di scoprire qualcosa. No, io no, ma per carità, io sono Massimo. Sei sposato? No? Sei sposato? Sì. Ma tua moglie non è mia cliente, no? No, non ci viene a farsi i capelli da te, no, non ci viene, stai pure tranquillo. Ma ci vai qualche volta con le clienti? Paura a dirlo, paura. Tu pensi che io possa essere un marito che ti scalza un po' e ti fa dire delle cose che non vorresti, non dovresti dire. Sto pensando a qualche cliente. Quindi se tu non dici marito toscano, ecco, no, se tu pensi a questo, vuol dire che tu qualche cliente sei andato. E allora se ci sei andato, dovresti essere andato anche con mia moglie. No, non credo, i magistrati no, ancora non entrano per dentro, sono tutti uomini, i magistrati, no? I magistrati? Sì. Tu stai tirando colpi alla cieca, stai cercando, te butti là, poverino. Ma effettivamente... Ma volevi farti i capelli o...? Io volevo scalzarti un po'. Volevo scalzarti, cioè far capire qualcosa di te, sì, che sei un personaggio interessante, però certe volte non ti apri completamente alle persone, no? Sì. Perché forse la parte migliore oppure peggiore di te resta nascosta. È meglio lasciarla nascosta, va, te l'assicuro. Sì, lo so come sei tu. Sei un tipo, te forse non lo sai, ma io una volta venni lì vestito da donna, con avevo i capelli lunghi, capelli molto lunghi, vestito da donna, sembravo una donna, anche se non sono omosessuale. Ebbene, io mi sono fatto fare i capelli da te, ho parlato con te con la voce da donna. Davvero? Davvero. Te non ti rendi conto di quanto mi sia divertito. Impossible 2, eh?
hai visto Mission Impossible? No, guarda, ci sei andato molto vicino. Io ho fatto una scommessa. Dove ti attaccano quella cosa sulle corde vocali. Ho fatto una scommessa e l'ho vinta. Tra l'altro ti posso dire che qua in petto avevo una telecamerina. Ah, no, le tette. Sì, no, tra le tette finte. Avevo la telecamerina e ho registrato tutto. Finte o vere, di la verità. No, finte. E si vedevano anche dallo specchio, si vedeva tutto e si vedeva anche te. Ho registrato tutto. Il tutto forse va su Striscia la Notizia. Forse va su Striscia la Notizia. Va bene, dimmi. Ma dico, fisicamente come ti sei vista? Cioè, vestita da donna, come ti sei vista? Fisicamente non mi sono dispiaciuta. Anche perché ho delle belle gambe. E potrebbero essere. Sono alto. Perché mi sembri un tipo piuttosto curato. Sì, sono molto curato. Sì. Curato, però io ho fatto questa scommessa, ecco, dico la verità. Con chi l'hai fatta questa scommessa? Con un amico mio, anzi con un gruppo di amici miei, i quali hanno scommesso che io non sarei stato capace, cioè mi sarei tradito in qualche modo. In realtà tu non ti sei accorto di niente. Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? Sì, sei un po' caro però, sei un po' caruccio, sei un po' caruccio. Un po' caro nel senso che sono caro come uomo o caro? No, di soldi, soldi. Vabbè, insomma, io ho pagato volentieri perché ci ho guadagnato un bel sacco di soldi da questi amici. Ho pagato. E non so se te ne sei accorto, ti ho dato non proprio una strizzatina di palle, ma quasi. Cioè, alzandomi a un certo punto, c'è stato un urto, ma sembrava involontario, in realtà rientrava nella scommessa. Tutto registrato, ho fatto vedere il filmino a questi qui e ognuno mi ha dato 1.000 euro. Okay. 1.000 euro per uno, erano 7. La faccio pure io sta scommessa. Io devo dire, ho pagato. Me la potevi dire, prendevo pure una piccola percentuale, però. Guarda, hai guadagnato tutto. Te l'ho voluto dire. Sei cinico. Sono cinico. Sei sì. Quasi, non lo so, mi viene da pensare che sei un avvocato, guarda. Avvocato, magistrato, ti prude il culo? Ti prude il culo? Hai qualcosa, qualche debito? Hai qualcosa da nascondere? Hai un debito con la legge, stai tranquillo, io non sono né un avvocato né un magistrato, io sono un poliziotto. Perfetto. Che è ancora peggio, sai? Sì. Sì, è quello che ti consegna il magistrato e tu cercati un avvocato. Ma siccome io sono anche magistrato e avvocato, sono anche vigile del fuoco. Okay. Presente Jay Simpson? Sì, sì, quell'assassino libero. Avvocati, invece non ce n'ho 15, ma una decina ci arrivo, Di che? Da avvocati. tutti avvocati donne, chiaramente. Ah sì, Sì, sì. Te le sono sei fatte tutte, sono più fedeli. Aste! Allora, guarda, io ti devo salutare. Sì. Ti posso dire che tu sei stato in diretta? Sì. Finora questa è una televisione Tele 47. Sì. Abbiamo fatto questa telefonata per come si può dire, prenderti un po' in giro, perché abbiamo avuto delle segnalazioni da persone che ci hanno detto che tu sei uno che comunque agli scherzi ci sta, però che ha qualcosa da nascondere. Guarda intorno a te nel tuo negozio, perché c'è una telecamera lì che ha ripreso tutta la scena. Sì. Che sta puntando il telefono. Quindi adesso ti saluto e stai, cercala, noi vedremo mentre tu troverai la telecamera, ok? Sì, d'accordo. Ciao caro, ciao. Grazie, ciao, complimenti, ciao. Bravo. Cerca. Non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto. Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...